Gol si può dire ed esprimere in mille modi. Quando si segna si può fare di tutto, è la nuova legge non scritta del calcio che permette a chi mette il pallone in rete di dare sfogo alla propria fantasia. C'è chi corre sotto la curva, chi dà un bacio ad un compagno, chi rivolge le braccia al cielo, c'è chi dalla rabbia si lascia andare ad un gestaccio poco educato, oppure c'è chi esulta non esultando e si affretta a rientrare immediatamente verso la metà campo per ricominciare a giocare. E ancora, la linguaccia, la mano vicino all'orecchio, l'aeroplanino, far finta di suonare uno strumento musicale, oppure per essere al passo con i tempi farsi un selfie. Le esultanze dei calciatori sono talmente tante che potremmo scrivere un'enciclopedia sull'argomento. E con lo sviluppo della tecnologia, l'avvento delle pay TV e soprattutto dei social, anche il modo di proporre gesti di gioia in campo dopo un gol è completamente cambiato, con atleti o squadre intere che si sono sbizzarrite nell'inventare qualcosa di nuovo da proporre dopo una rete, perché è sì bello segnare, ma è ancora più bello quello che viene dopo. E pensandoci bene, ogni volta che un giocatore esterna la sua celebrazione, lancia un messaggio ed esprime un po' di sé, in quanto rivela anche gran parte dello stato d'animo che sta vivendo in quel preciso momento. Ma non è stato sempre così, perché a volte il festeggiamento dopo un gol non c'era, o si limitava semplicemente a qualche pacca su una spalla, strette di mano, oppure una serie di abbracci collettivi che a volte anche apparivano molto freddi e parecchio di circostanza. Chi propose qualcosa di alternativo fu il centravanti giallorosso Roberto Pruzzo nel 1986, nel corso di un Roma-Juventus. Fu il battesimo dello spogliarello, ovvero il celebrare la marcatura togliendosi la maglia e sventolandola simbolicamente verso il cielo, come se fosse un vessillo. All'inizio degli anni 90 lo emulò un giovane e promettente Fabrizio Ravanelli, che propose inoltre un gesto alternativo in vari step, ma per vedere costantemente qualcosa di diverso e meno canonico, gli spettatori comunque dovranno attendere fino alla metà degli anni 90, dove ci sarà un cambiamento degli usi e costumi dell'universo calcistico italiano che comincerà ad allargare la sua mentalità, dato che più passava il tempo, più accettava di buon grado il fatto che anche una manifestazione di gioia non era più un qualcosa di standardizzato, ma un vero e proprio siparietto divertente e parte integrante dello spettacolo di una partita di calcio che lo spettatore attendeva. Fatto questo lungo preambolo, c'è da svelare una cosa molto importante. Che tutti i marcatori che abbiamo visto scorrere nelle immagini, alcuni dei quali tra l'altro campioni estremamente affermati, sono comunque tutti eredi di una singola persona, in quanto non furono i primi a sbriciolare tutti gli schemi e ad essere gli apripista dei festeggiamenti post-gol. Chi ha i capelli bianchi come me probabilmente ha capito e sa di cosa parlo, mentre mi auguro che le nuove generazioni, tramite questo riflesso filmato, possano apprendere che il pioniere, il vero precursore, l'estroverso, colui che colpì per primo la fantasia di milioni di telespettatori ed appassionati del mondo pallonaro e che ancora oggi è considerato da chiunque il papà di tutte le esultanze moderne, fu un giovane sconosciuto e minuto brasiliano che nel lontano 1980 giungeva nella nostra penisola dall'Universidad de Guadalajara, il club calcistico più prestigioso del Messico, e si apprestava a giocare con la maglia dell'Avellino in Serie A. Il suo nome è Jorge dos Santos Filho, detto Juari, e questa è la sua storia. In quel periodo, nella nostra penisola, il mondo del pallone è ancora scosso dallo scandalo denominato calcio scommesse e le varie sentenze hanno punito le squadre e i calciatori coinvolti. Lazio e Milan sono finite in Serie B, mentre Perugia, Bologna ed Avellino vengono penalizzate di 5 punti, un handicap da scontare nel corso della stagione sportiva 1980-81. La FIGC, che aveva chiuso le frontiere nel 1966, ha deciso nel frattempo di riaprirle dopo 14 anni e di dare quindi la possibilità dei calciatori stranieri di poter giocare nel nostro campionato, in modo da ridare lustro ad un torneo che aveva perso di credibilità. Alle 16 squadre iscritte in Serie A è concesso contrattualizzare un solo atleta non italiano proveniente dall'estero. Ascoli, Brescia, Catanzaro, Cagliari e Como preferiscono non attingere da club oltre confine, mentre le restanti partecipanti colgono l'occasione. Sono 11 i pionieri che sbarcano in Italia. Il brasiliano Eneas al Bologna, l'argentino Daniel Bertoni alla Fiorentina, l'austriaco Proasca all'Inter, l'irlandese Liam Brady alla Juventus, gli olandesi Van de Corput al Torino e Rudy Kroll al Napoli,
l'argentino Sergio Fortunato al Perugia, il brasiliano Luis Silvio Danuello alla Pistoiese, l'altro carioca Paolo Roberto Falcao alla Roma, il tedesco Herbert Neumann all'Udinese ed infine il protagonista del nostro racconto, il brasiliano Jorge dos Santos Filho, detto Juari, all'Avellino. Come mai viene selezionato proprio questo attaccante? In pratica, l'ex calciatore del Napoli, il brasiliano Sergio Clerici, era tornato in Sud America ad allenare ed aveva segnalato Juari all'amico Luis Vinicio, conterraneo e all'epoca mister dell'Avellino, il quale si fidava ciecamente delle dritte che riceveva dal suo contatto oltreoceano, con il quale tra l'altro c'era una sinergia consolidata. Quindi la società avellinese aveva messo sul piatto dell'Universidad de Guadalajara, una se non la più rinomata società messicana, $700,000, circa 600 milioni delle vecchie lire, e si era portata in Campania il minuto attaccante, completamente ignaro di tutto quello che stava accadendo. Stavo partendo per le vacanze, ma il Guadalajara mi comunicò che dovevo immediatamente andare con dei dirigenti in Italia per visionare alcuni talenti. Strano, pensai. Durante il volo, prima mi fecero bere e poi mi dissero la verità. George, ti abbiamo venduto per un sacco di soldi. Non potevamo rifiutare. E così mi ritrovai ad Avellino. Il presidente avellinese, il commendatore Antonio Sibilia, un personaggio d'altri tempi, appena vede il brasiliano è titubante e durante il primo colloquio, come sua consuetudine, nonostante la presenza di Juari e Vinicio, non ha peli sulla lingua e non nasconde minimamente le sue perplessità, esternandole in maniera molto verace. Vini, io volevo un attaccante e tu mi hai portato a Chistica. Ma secondo te Chistica è un giocatore? Immediata fu la risposta dell'allenatore: presidente, non si preoccupi, questo ragazzo è un bravissimo calciatore, lo tesseri tranquillamente, si fidi di me. E il patron replicò in questo modo: vabbè, io contratto ce lo faccio, ma se non va buono, ti mando prima a te e poi a Is. Nonostante delle premesse poco edificanti e la scarsa fiducia nei confronti del ragazzo, l'affare si conclude e Juari firma con l'Avellino un contratto da 20 milioni netti a stagione. Non si sa per quale motivo, ma reso ufficiale il tesseramento del sudamericano, molti giornali si scagliano contro il brasiliano e cominciano a denigrarlo. E la critica è veramente esagerata ed impietosa nei confronti di questo calciatore del quale fondamentalmente non si sa assolutamente nulla. Jorge Juari dos Santos Filho, 22 anni a giugno, passo d'antilope, lo scatto di un ghepardo, pelle scura. Sembra un chicco di caffè, 1,67 m x 62 kg, potrebbe montare in groppa il puro sangue. Hanno preso un fantino, i rozzi difensori nostri lo faranno volare per aria a suon di spintoni. Ma chi hanno preso, un lilliputziano? Il massacro mediatico continua e c'è addirittura chi sostiene che è impossibile salvarsi con un calciatore del genere in rosa, tanto più che l'Avellino parte da meno 5 in classifica. E compaiono altri articoli assurdi che non fanno altro che alimentare il malcontento. È arrivata una nave carica di... Anche gli acquisti di un Fortunato o di un Juari sembrano più frutto di scelte affrettate maturate dopo lunghi ripensamenti e scarti. D'altra parte, lo scandalo delle scommesse al valzer di direttori sportivi e allenatori avvenuto come tradizione in giugno hanno costretto molte società a rivedere i loro piani. Attorno a questo enorme incendio mediatico nei confronti dell'ex calciatore dell'Universidad di Guadalajara, a gettare acqua sul fuoco e ad essere un'importantissima voce fuori dal coro, quasi a far da garante, a spalleggiare la bontà della scelta fatta dall'allenatore Vinicio, è un fuoriclasse di tutto rispetto, molto noto nella nostra penisola che ha appena smesso di giocare. È un italo-brasiliano che ha fatto le fortune a suon di gol di Juventus, Napoli e Milan ed è José Altafini, che in un'intervista dichiara quanto segue. Juari, il suo difetto forse è la statura, ma quando è in giornata è indiavolato e diventa imprendibile. L'ho visto prodursi in spunti eccezionali. È una punta che può provocare rigori, fare assist e segnare. Fa anche una cosa simpatica, dopo ogni gol corre alla bandierina ad improvvisare una sorta di danza indiana.
Così facendo Altafini spiazza tutti, visto che non è l'ultimo arrivato. In più aggiunge un curioso dettaglio, la corsa verso la bandierina, quella che l'ex giocatore del Napoli definisce danza indiana. Un gesto che poco più avanti renderà immortale il ricordo di Juary nella nostra penisola, ma non solo. Tutto però nacque nel lontanissimo 1978, il 10 ottobre, quando il calendario del campionato paulista proponeva il super derby tra Santos e San Paolo. Finì 3-1 e tutte le reti le segnò proprio Georges Juary. Ad Avellino, in tutta la penisola, si attende unicamente l'inizio della stagione sportiva, anche per cancellare tutti gli strascichi del calcio scommesse. Ricordiamoci l'Italia di allora. La tecnologia era in lentissima fase di sviluppo e scadente se rapportata ad adesso. Le partite si seguivano in diretta sulla radio e per vedere tutti i servizi dei match della giornata bisognava attendere o il 90° minuto o la domenica sportiva. Non esistevano le pay TV, non c'era internet, tantomeno YouTube, o le mail, o le videoconferenze. Già avere una telescrivente all'epoca era un lusso. Ed è un dettaglio non secondario, perché comunicare con l'altra parte del mondo era un'impresa titanica se si pensa che tra un po' c'era difficoltà a telefonarsi da regione a regione. Quindi nulla di strano se a causa di problemi burocratici, logistici e postali il transfer dal Messico arriva tardissimo e Juary è costretto a saltare le prime due gare di Coppa Italia contro il Milan e il Palermo. Finalmente il 31 agosto 1980 il piccolo attaccante può giocare ed esordisce in biancoverde contro il Catania al Partenio. Al 51esimo, sul risultato di 3-1 per l'Avellino, segna la sua prima rete italiana realizzando un gol bellissimo nato da uno slalom in rapidità in area di rigore. Sul 4-1 finale c'è anche la firma di Juary, che avvolto da una gioia irrefrenabile conclude la corsa con il suo marchio di fabbrica, danzando attorno alla bandierina. La gente resta stupefatta per la velocità supersonica con cui il brasiliano è andato a bersaglio e per il suo balletto, una cosa mai vista fino a quel momento in un campo di pallone. In quel preciso istante in Italia viene scritta una pagina di storia di calcio e il modo di esultare dopo una rete da quel giorno cambierà per sempre. Finalmente è tempo di campionato, inizia la stagione sportiva 1980-81 il 14 di settembre e per l'Avellino, che non dimentichiamo inizia il torneo con una penalizzazione di meno 5 punti, c'è l'ostica trasferta a Rigamonti di Brescia. Il più atteso ovviamente è Juary, la sua esultanza è sulla bocca di tutti, tanto che l'arbitro, il signor Lattanzi, un uomo tutto d'un pezzo, si rivolge ai dirigenti campani nel pregara con fare decisamente minaccioso nei confronti del brasiliano. Signori, avvertite Juary di non fare assolutamente giri attorno alla bandierina nel caso segnasse, altrimenti lo espello. L'Avellino, al di là di questo appunto regolamentare, gioca senza timore reverenziale e conquista la prima gioia dell'annata vincendo per 2-1 con le reti di De Ponti e Valente e dimezzando praticamente l'handicap del meno 5. Juary gioca solo la prima frazione, una partita generosa fatta di qualche guizzo, in quanto il sudamericano è continuamente bersagliato dai vigorosi e duri interventi dei difensori bresciani, tanto che al 45esimo in un contrasto con Podavini si infortuna e viene sostituito durante l'intervallo.
Nella sfida successiva in casa contro la Fiorentina, dopo essersi visto annullare un gol, il brasiliano ha una ricaduta. Esce dal campo e precauzionalmente lo staff medico dei campani gli fa saltare la trasferta di Torino contro i Granata. Ritorna a disposizione di Vinicio alla quarta giornata, nuovamente al Partenio contro il Cagliari. Gli avellinesi vincono per 2-1 e Juari è il mattatore del pomeriggio. Prima procura un calcio di rigore che viene trasformato da Beniamino Vignola. Successivamente si mette in luce riportando in vantaggio i campani dopo il provvisorio pareggio di Gattelli. È un momento storico per il popolo biancoverde, in quanto la zampata ad inizio secondo tempo del piccolo Carioca coincide con il primo gol che uno straniero ha realizzato in Serie A con la maglia dell'Avellino. Il Partenio esplode di gioia, accompagnando con un boato la danza attorno alla bandierina del nuovo capopopolo, Jorge dos Santos Filho, detto Juari. Dopo qualche gara sottotono, l'attaccante brasiliano vive un pomeriggio on fire nello scontro salvezza tra Avellino ed Ascoli, che termina 4-2 per gli irpini. Mette a segno il secondo gol stagionale, che coincide con il 2-0 sui marchigiani, festeggiato ovviamente attorno alla bandierina. In seguito procura la doppietta di Ugolotti, confezionando un assist al bacio per il compagno e conquistando un rigore che il 9 biancoverde trasforma. Successo prezioso degli uomini di Vinicio, che hanno azzerato definitivamente il gap dei meno 5, abbandonando l'ultimo posto in classifica e portandosi a due lunghezze dalla salvezza. Tragico bilancio del terremoto nel sud, Campania e Basilicata le regioni più colpite. Giornata di lutto in tutto il paese. L'area colpita dal sisma, 26.000 km quadrati con 7 milioni di abitanti. Si stanno vivendo le ore angosciose che seguono immediatamente una catastrofe, perché di catastrofe si tratta. La luce del giorno, il trascorrere del tempo, hanno permesso di definire la rovinosa entità del terremoto di ieri sera. Le cifre ufficiali parlano di 821 morti, ma il numero dei dispersi nei tanti comuni, tra piccoli e grandi, dove il terremoto ha seminato la morte, è ancora alto e certamente il doloroso bilancio delle vittime salirà. Ecco l'agghiacciante spettacolo che offre dall'alto la zona terremotata. Sono riprese eseguite da bordo di un elicottero dei carabinieri. Laggiù, tra le rovine, lo struggente dramma umano di centinaia e centinaia di famiglie, sconvolte in un istante negli affetti più cari, brutalmente private delle loro cose. Il terremoto, sopravvenuto ad un'ora e in un giorno in cui già tanti si trovavano in casa, ha avuto conseguenze su una superficie di oltre 26.000 km quadrati, abitata da più di 7 milioni di persone. Ma gli effetti più rovinosi, con la perdita di tante vite umane, si sono avuti nelle province di Napoli, di Avellino, di Salerno e di Potenza. Gli effetti di questo terremoto, che ha avuto il suo epicentro qui, indicato da questo tondino giallo. Ci vorrà tempo per definire nella reale dimensione che cosa è costato questo terremoto a questa vasta zona interessata, una zona povera che è patria di tanti emigranti. Un meraviglioso pomeriggio di festa che in poche ore si tramuta nel giorno più nero per la Campania, la Basilicata e tutta la nostra penisola. Una catastrofe, una delle più grandi tragedie che l'Italia ricordi. Il bilancio a dir poco agghiacciante, oltre 6.000 morti, 10.000 feriti, 30.000 senza tetto, è un dramma indelebile per chi ha vissuto in prima persona quei momenti terribili e sconvolgenti. Juari, che abita a Mercogliano, a 10 minuti da Avellino, incurante del pericolo, si mette alla guida della macchina e corre nel capoluogo irpino per sincerarsi che tutti i compagni di squadra e le loro famiglie stiano bene. E in più, nei giorni seguenti, il brasiliano non si allena, proprio per cercare di dare conforto ed aiuto
alle numerose famiglie che sono in difficoltà. È una situazione di emergenza assoluta, ma la Serie A non si ferma. The show must go on. In Campania non si disputa Napoli-Brescia, mentre la Lega comunica che l'Avellino può giocare, visto che ci sono in calendario due trasferte consecutive, quelle di Pistoia e Udine. Quindi i calciatori temporaneamente abbandonano l'Irpinia e si trasferiscono a Montecatini Terme qualche giorno dopo la devastazione, per ritrovare la concentrazione e un minimo di serenità, anche se a detta dell'allenatore Vinicio, la squadra giocherà con la pena nel cuore, ma così potrà dimostrare la continuità della vita. Juari intanto riesce ad andare a bersaglio altre tre volte, con una doppietta, la prima in Italia, nel corso di un rocambolesco 5-4 tra Udinese ed Avellino, che vede al 90esimo prevalere i bianconeri in uno stadio Friuli al buio in quanto mal illuminato, e successivamente va a bersaglio nella gara interna, terminata 1-0 contro il Catanzaro, giocata al San Paolo di Napoli, che per un mese diventerà la nuova casa dei lupi, in quanto lo stadio Partenio è stato trasformato per necessità in tendopoli e in punto nevralgico per i soccorsi e di senza tetto. Il terremoto quindi non scalfisce la truppa di Vinicio, che dopo il successo sui calabresi ed il pari interno con la Juventus diventa ancor di più un tutt'uno con la popolazione avellinese, che riversa idealmente sulla squadra le speranze di rinascita di un territorio e di una realtà che in quel momento è devastata in tutti i sensi e sotto ogni punto di vista. A non percorrere questo cammino purtroppo è proprio l'idolo locale, l'uomo immagine del team biancoverde. La prima stagione di Juari in Italia termina sfortunatamente il 18 gennaio del 1981. In uno scontro di gioco con il portiere dell'Inter Ivano Bordon, il brasiliano esce malconcio da San Siro per un dolore al ginocchio. La prima diagnosi, che successivamente si rivelerà completamente errata, parla di un semplice stiramento. Juari, dopo un mese di stop, riprende ad allenarsi, ma nel corso della partitella in famiglia il ginocchio cede del tutto. Il calciatore viene accompagnato a Bologna nella clinica del dottor Trenanni, specialista dell'epoca, e l'esito dell'esame strumentale è spietato. Rottura della capsula legamentosa e del collaterale del ginocchio destro. Il piccolo attaccante necessita quindi di un intervento chirurgico che verrà effettuato dal dottor Zamatos in Brasile. Attenzione, non c'è da gridare allo scandalo per una diagnosi sbagliata. Stiamo parlando degli anni Ottanta e solo poche strutture si potevano permettere certe strumentazioni all'avanguardia e la medicina italiana doveva crescere ed aggiornarsi. Tornando a Juari, il brasiliano deve, suo malgrado, ritornare nel suo paese d'origine per rimettersi in sesto. E vi propongo per la prima volta un raro documento di allora, un'agenzia ANSA, con tanto di errori di battitura originali, probabilmente dovuti alla fretta di consegnare la notizia, che attesta l'accaduto, nel quale viene spiegato che il calciatore, assieme alla moglie Marzia, sta partendo dall'aeroporto di Fiumicino, destinazione San Paolo, per ricevere le cure adeguate sul ginocchio mal ridotto. L'attaccante, prima di volare oltreoceano, dedica un messaggio affettuoso al popolo avellinese. Purtroppo me lo sentivo che il guaio era ormai fatto. Il vostro Juari si è rotto, adesso cerchiamo di aggiustarlo in fretta. Sono fiducioso e voi non perdetevi d'animo, vi voglio bene. Il calcio è importante in questa città, era importante prima, lo è di più adesso. Credo che l'Avellino si salverà anche senza di me, io non sono mai stato insostituibile. Ci vediamo presto. I biancoverdi, alla fine, agguantano la salvezza, nonostante la penalizzazione, il terremoto e l'assenza di Juari, che il destino ha voluto togliere a Vinicio nel suo momento migliore. Per il piccolo attaccante, la prima esperienza nella nostra penisola è più che positiva. 12 presenze e 5 gol, 6 se si aggiunge quello in Coppa Italia contro il Catania. Non male per un ragazzo che doveva fare il fantino. Nel frattempo, con molta fatica, piano piano, la vita ricomincia a scorrere anche nei luoghi della catastrofe, i mesi passano, il dolore non si cancella, però la vita almeno va avanti. E il campionato di calcio è pronto a ricominciare. Stagione sportiva 1981-82, tutti attendono Juari, che torna in Italia a metà agosto e l'accoglienza da parte della stampa è completamente differente da quella della precedente estate. Il calciatore è pienamente ristabilito,
si è allenato per mesi nella sua terra nativa ed è a disposizione di Vinicio. Disputa 45 minuti soddisfacenti contro il Bari in Coppa Italia, subentrando a Facchini ad inizio ripresa e guadagna fiducia, ha il morale alle stelle, il ginocchio risponde perfettamente e si sente pronto in vista della sfida tutta carioca del 13 settembre 1981 all'Olimpico contro la Roma del suo amico Falcao. Prima di campionato i giallorossi si trovano di fronte i biancoverdi e Juary scalpita dalla panchina in attesa che venga gettato nella mischia. Ciò avviene al 68esimo quando un esausto Vito Chimenti, nuovo attaccante avellinese acquistato proprio per spalleggiare il brasiliano, chiede il cambio. Dopo circa 7 mesi di sacrifici, Juary rimette piede in campo. Sembra la fine del calvario e invece una buca dispettosa dopo 10 minuti rigetta nello sconforto più completo il piccolo centravanti che crolla a terra sentendo una scossa tremenda lungo l'arto appena operato. Juary viene immediatamente ospedalizzato e non proferisce parola perché piange, lacrime, lacrime, tante lacrime, ma quando ritorna all'Olimpico l'umore è fortunatamente differente perché il suo pianto di dolore si trasforma in un pianto di gioia, in un pianto liberatorio, quando lo storico medico sociale della Roma, il dottor Alicicco, gli conferma che il grande trauma che c'è stato è legato solo unicamente alla caviglia perché il ginocchio appena operato invece non ha assolutamente nulla. È stata l'ora più lunga della mia vita, un'ora da incubo. Pensavo di essere perseguitato dalla sfortuna. 7 mesi di sacrifici e solo 10 minuti di gioco nel giorno più atteso per colpa di una buca. Una maledetta buca. Un dolore tremendo. Mi ha chiamato anche Falcao, gli ho detto che sto bene. State tranquilli, tornerò presto in campo. Passeranno ben 2 mesi e mezzo prima di rivedere Juary in una partita ufficiale e nel frattempo si scoprono parecchie cose sul centravanti biancoverde. Fatti relativi alla sua vita privata, noti probabilmente a una parte dell'Interland avellinese, ma al resto dell'Italia no. Innanzitutto che andò in Messico perché i dirigenti del Santos non volevano assolutamente che lui convolasse a nozze e quindi si trasferì a Guadalajara per sposarsi e perché a livello economico guadagnava un pochino di più, non perché fosse scarso. Inoltre ci sono dei drammi terribili che orbitano attorno alla sua intimità da quando è in Italia, che ha perso un figlio e lo è venuto a scoprire dopo la trasferta di Perugia e che a causa di questo evento e del terremoto cascò in una fortissima depressione, ma furono Fra Giacinto, il padre spirituale dell'Avellino, e Mister Vinicio a farlo reagire. E Juary, senza tanta pubblicità, appena aveva un minuto libero, girava per la città, cosa che già faceva prima ma che aumentò soprattutto dopo la catastrofe, in modo da incontrare giovani e meno giovani e dare una parola di conforto a coloro che erano stati meno fortunati di lui. Che avrebbe voluto adottare un bambino, rimasto orfano durante il terremoto, ma le leggi brasiliane non glielo permettevano. Un cuore d'oro, una persona piena di sentimenti, di ideali e dall'animo nobile, un ragazzo estremamente sensibile. Però da buon sudamericano è sempre anche con il sorriso stampato sulle labbra, anche in mezzo alle difficoltà. Allegro, amante della musica, gli piace canticchiare, perché secondo il suo pensiero la samba e la musica rappresentano appieno lo spirito e la fonte della vita. Proprio per questa sua passione musicale non ci pensa su due volte quando, tra una terapia e l'altra, riceve la proposta di incidere un vinile, un 45 giri dal titolo Sarà Così, un brano ovviamente a ritmo di samba scritto da Giacomo Simonelli ed Emilio Iarruso. Il motivo, molto orecchiabile, semplice e simpatico, spopola parecchio, tanto che il funambolico attaccante viene invitato addirittura da Pippo Baudo a Domenica Inn per presentarlo in diretta nazionale. La vida corre se ne va, o sonho non sono realidà, o prato verde intorno a me, e gioco per sentirmi un re, la casa mia non so qual è. Eppure è bello stare qui, con la mia donna accanto a me. Sarà così, sarà così. Sarà così.
Questa samba, dal sapore prettamente avellinese e dalle sfumature carioca, diventa idealmente la colonna sonora della stagione sportiva biancoverde di Juari, che ricomincia finalmente 60 giorni dopo il crack dell'Olimpico, il 29 novembre 1981, quando in calendario c'è la sfida tra l'Avellino ed il Cesena. Il rientro dell'attaccante questa volta sarà definitivo senza intoppi ed in grande stile, in quanto gli bastano pochi minuti per far ballare tutto il Partenio al ritmo delle sue pirouette attorno alla bandierina. Il guizzo è quello che lo contraddistingue e nella sfida salvezza contro i romagnoli, la zampata fulminea che corregge in rete la punizione di Chimenti e che sblocca il match è la sua. Per tutti sembra che il tempo si sia fermato, ma in realtà è passato quasi un anno da quel 23 novembre 1980, l'ultima volta in cui il centravanti brasiliano era andato a bersaglio di fronte al proprio pubblico, al pubblico irpino, nella gara contro l'Ascoli, e come allora la danza che infiamma lo stadio di entusiasmo è sempre la stessa. Ringrazio Dio, è una sensazione meravigliosa. Ora mi sento rinato, oggi è come se incominciassi a giocare per la prima volta. Queste le parole di Juari al termine della sfida contro i romagnoli. Il brasiliano inarrestabile va in gol anche contro il Milan alla 12ª di campionato, ma questa volta non concede alla platea la solita danza dopo una rete, ed il motivo è molto profondo, in quanto legato ad un gesto d'affetto e d'amore nei confronti del presidente Sibilia. Però non ha fatto il giro attorno alla bandierina questa volta, come mai? Ah, io penso che il giro intorno della bandierina è una, per me è una cosa sagrada. Ma questa volta io volevo salutare una persona che è troppo importante per me. Então mi ha dato la voglia di salutare Sibilia, a qual ho fatto con tutto carinho. Già Antonio Sibilia, il massimo dirigente irpino, all'inizio scettico sulle potenzialità del brasiliano, mentre ora tra lui e Juari si è creato un legame quasi paterno, molto forte, ed il commendatore si gode la sua perla nera a 360 gradi. È stato bravo, ha stupito tutti, è una vera e propria rivelazione. Noi lo abbiamo preso per 600 milioni di lire, ora vale minimo 3 miliardi. Il magic moment del calciatore ballerino che calza il numero 39 di scarpe prosegue. La samba attorno alla bandierina riparte da Como, dove il blitz avellinese è firmato proprio dalla piccola guizzante punta biancoverde. La massima apoteosi per Juari si materializza il 24 gennaio del 1982, quando al Partenio arriva la Roma del suo grande amico, il connazionale Paulo Roberto Falcao. Falcao e Juari, due brasiliani che hanno avuto due annate differenti da quando sono in Italia. Per Falcao tutto è andato abbastanza liscio, tutto sommato non può assolutamente lamentarsi il brasiliano della Roma di come sono andate per lui le cose in questo periodo. Per Juari le cose non sono andate ugualmente bene, è stato sfortunato, ha subito degli incidenti, ma ha dimostrato ugualmente la sua classe a suon di gol soprattutto, cosa molto importante per una formazione come l'Avellino, che su di lui punta per ottenere risultati di rilievo in campo nazionale e addirittura anche in campo internazionale, perché le aspirazioni dell'Avellino sono per la Coppa UEFA. La prestazione sfoggiata dal brasiliano in casacca biancoverde è da 8 in pagella. La difesa romanista non sa più come fare per fermarlo. Juari è guizzante, imprendibile al momento giusto, spietato opportunista. A circa un quarto d'ora dal termine, come un falco piomba su uno spiovente di D'Ottavio e la sua conclusione di piatto non dà scampo a Tancredi. L'Avellino, assieme a Juari, vola nelle zone nobili della classifica, consolidando con il successo sulla squadra giallorossa il quinto posto, permettendo agli avellinesi di accarezzare un sogno chiamato zona UEFA, una cosa impensabile fino a poco tempo prima. Il Partenio ribolle di entusiasmo ed i tifosi si stropicciano gli occhi nel vedere uno spettacolo così esaltante, trascinati dal loro piccolo brasiliano tascabile che ha cancellato la Roma di Falcao.
Será così? Será così? Será così? Será così? Será così? Será così? Giovanni, quale Brasile ha vinto? Ha scappareggiato. Parità. Ha pareggiato. Ma hai fatto un gol eccezionale. Ma lui, anche lui ha fatto una grossa partita. Ha fatto una grande partita. Sì, sì, anche lui ha fatto. Grazie. Complimenti. Grazie. Purtroppo, come in tutte le favole, arriva il momento in cui si spegne la fantasia e bisogna confrontarsi con la cruda realtà. La squadra irpina, dopo l'affermazione prestigiosa sui capitolini, perde un po' di smalto e scivola in classifica, pur tenendosi saldamente distante dalla zona retrocessione. Si rompe qualcosa nel giocattolo avellinese, tanto che Vinicio viene accusato di scarsi risultati dal vulcanico presidente Sibilia e si dimette. Probabilmente questo addio rappresenta l'unica nota stonata di questo incredibile biennio dell'Avellino. La panchina viene affidata al vice Claudio Tobia, che si gode il momento di forma straordinario di Juari, che riesce a mettere la firma anche nel derby contro il Napoli, segnando la sua ultima doppietta con la maglia biancoverde. Tra Irpini e Partenopei, il bolide da distanza siderale di Giovannelli, che si incastra sotto l'incrocio dei pali, apre le danze, ma a suonare il ritmo di samba ci pensa il maestro d'orchestra, la Perla Nera, che sugli sviluppi di una punizione di Vignola, di testa, anticipa Castellini in uscita e, come di consueto, festeggia la sua maniera facendo alzare i decibel del Partenio. Infine, a pochi minuti dal termine, l'attaccante irpino chiude in gol una spettacolare azione corale, impreziosita da una serie di TikTok infiniti che mandano in visibilio il popolo avellinese, che si gode una vittoria roboante in questa sfida tutta campana. Juari termina il suo ottimo campionato in pompa magna, andando a bersaglio di fronte ad una platea importante a San Siro contro il Milan, ed infine, scherzo del destino, segna la sua ultima rete in biancoverde proprio al Cagliari, squadra con cui aveva iniziato il suo meraviglioso percorso realizzativo in massima serie. Bilancio finale con la maglia dell'Avellino, 34 presenze in due campionati con altrettanti infortuni gravi ed un bottino di 13 reti, alle quali va aggiunta anche quella in Coppa Italia contro il Catania. Il prato verde è casa mia, i miei occhi su di me. Un grito che mi fa impazzire, será così, será così. L'Avellino in estate cede ad un'offerta importante dell'Inter per il suo attaccante, oltre 2 miliardi, ma in seguito si scoprirà che i nerazzurri avevano prelevato Juari perché doveva rappresentare unicamente un tassello per uno scambio con il Cesena per arrivare a Walter Schachner. Poi l'affare saltò e, visto che la punta brasiliana era stata in tournée con la squadra, rimase. Da qui iniziò la fase di declino nella nostra penisola di Juari. La squadra milanese lo lasciò quasi sempre in panchina ed è principalmente ricordato dai tifosi nel corso di quella sciagurata avventura in Lombardia per il suo gol fantasma contro il Catanzaro in un freddo pomeriggio invernale. Quando segna Juari, entrato al posto di Altobelli, è il 60° della ripresa, 5-0. Storia di neri e nebbia, roba da canzoni di Iannacci. Comunque il brasiliano riuscì a togliersi almeno una soddisfazione, quella di segnare il suo primo gol europeo andando a bersaglio contro la Z Alkmaar in Coppa delle Coppe, sfoggiando la sua danza anche in campo internazionale. E Juari che segna Juari e porta in vantaggio l'Inter. Ha segnato Juari, ma c'è stato un errore, indubbiamente un errore di Eggenbaum, che ha cercato con un colpo di testa all'indietro di servire il proprio portiere. L'Inter in vantaggio per 1-0, rete di Juari al terzo minuto. La stagione successiva provò a rilanciarsi nuovamente in provincia, forse una dimensione più adatta per un ragazzo di appena 24 anni. Strappa un ingaggio ad Ascoli, dove comunque gioca una buona stagione, contribuendo alla salvezza del Picchio con 5 gol, due dei quali segnati proprio al suo Avellino. Purtroppo tutto questo non servì per guadagnarsi la riconferma nelle Marche.
A livello umano comunque lasciò tantissimo e creò un forte legame con i compagni di squadra e soprattutto con l'allenatore dell'epoca, Carletto Mazzone, che lo trattò come un figlio. Il tutto è confermato dalle immagini di una trasmissione di qualche anno fa, 80° minuto. Come ospite era presente Juary e gli venne fatta una graditissima sorpresa. Erano gli anni 80. Erano gli anni delle sorprese. Delle una sorpresa te la vogliamo fare pure noi. Una sorpresa? Sì, perché abbiamo... È buona? È una buona sorpresa. Una telefonata? Abbiamo una telefonata in diretta e c'è per te Carletto Mazzone. No! Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, mister. Bello, come stai? Buonasera, mister. Come stai? Come vanno i girintorni e bandierine? Come vanno? Non lo faccio più, mister. Eh? No, non lo faccio più, mister. Lo sai che tu hai dato un messaggio da questa tua grande esultanza sul collo, sai o no? Adesso fanno cose sicuramente meno simpatiche, dai. Tu eri simpaticissimo. Eh? E poi quando tu facevi quello io ero gioioso perché avevi fatto gol. Mister, cioè io ti dico una cosa, mister, sono Massimiliano Bruno. In questo momento lei non lo vede, ma c'è Juary che si è commosso e sta piangendo. No, questo non lo devi fare, noi siamo gente forte. Un abbraccio. Ma... Mister, un ricordo di Juary calciatore in una partita particolare ce l'ha? Cioè, ce n'è una però che è dispettosa, cioè? non nei suoi confronti. Siamo andati a giocare a Firenze, concesso un calcio di rigore alla Fiorentina che io contestai duramente perché non condividevo la decisione arbitrale, e allora siccome mancava pochi minuti alla fine feci la sostituzione, inserì Juary prima di battere il calcio di rigore per innervosire Antonioni, che io avevo avuto il piacere poi di allenarlo. Mentre lui stava per calciare c'è stata una sosta imprevista, un paio di minuti perché c'era questa sostituzione, e lui entrò in campo e Antonioni sbagliò il rigore, facemmo festa. Io poi ricordo che lui ha dato a me e ai suoi compagni la possibilità di cambiare modulo che non era molto funzionale in avanti, e lui era rapidissimo e bravissimo, lui era tecnico, esprimeva la sua qualità in velocità, e allora chiedevo il rientro totale della squadra nella fase di non possesso e sulle ripartenze aveva creato profondità, e lui era bravissimo a fare questo. Oltre a questo c'è anche un ricordo, diciamo, umano di Juary, che uomo. Tra l'altro, cioè, mister, sì. Mi si è quasi, cioè, non parla più, parlando. Lui è stato uno dei pochi giocatori che io ho dato il piacere, se così si può chiamare, di portarlo a casa, perché a fargli conoscere la mia famiglia. Sono cose che non si dimentica, mister. Sono cose che non si dimentica nella vita. Lo dico sempre, tutte le parti. Io ce l'ho un carino speciale per lei, perché... Parliamo di cose meno importanti, anche se sono molto importanti. No, so che tu adesso fai l'allenatore, o no? Cerco di fare, non uguale a lei, perché non riuscirei mai a farlo, ma cerco di passare quello che ho imparato da lei, né? Non riesco, è difficile. Senti, comunque ti abbraccio, mi fa tanto piacere, ti faccio un affettuoso in bocca al lupo. Benissimo. Carletto. Grazie, Carletto. Grazie. Vi ringrazio a voi, mi avete dato un'opportunità importante, risentire un ragazzo che stimo tantissimo. Ciao, grazie. Un abbraccio a tutti. Ciao. Carlo Mazzone, 80° minuto. Juary, abbiamo fatto una sorpresa. Abbracciamolo. No? Complimenti. Ma guarda che se porti due brasiliane e festeggiamo tutti insieme. Grazie, ho fatto una grazie veramente. Juary chiuderà la sua esperienza in Italia nella stagione 1984-85. Successivamente si trasferirà nella penisola iberica, ritagliandosi uno spazio importante con la casacca del Porto, con il quale vinse tutto a livello di club. Con la maglia della Cremonese collezionerà 19 presenze e gli ultimi gol nel nostro torneo li segnerà al Como allo Zini di Cremona e all'Ascoli, con il suo ex pubblico che gli dedicherà un lungo applauso dopo la marcatura al Del Duca. Un gran privilegio riservato a pochi calciatori.
Questa è la storia di Jorge dos Santos Filho de Tojuari, che indiscutibilmente ha origini ben radicate in terra avellinese, che resta e resterà per sempre la sua seconda patria. Probabilmente come calciatore non l'abbiamo capito del tutto, perché quando è andato via dall'Italia era ancora molto giovane, nel pieno della sua maturità ad atleta, tanto che nel proseguimento della carriera ha vinto praticamente tutto a livello di club con il Porto. Comunque, non sarà stato un fuoriclasse, ma una possibilità in più forse se la meritava in quello che all'epoca era considerato da tutti il campionato più bello del mondo. Sta di fatto che una traccia nella nostra bella Italia Juari l'ha lasciata. Al di là dell'iconica esultanza che lo ha inserito nell'Olimpo degli dei del calcio, è stato comunque un esempio di forza, di perseveranza, affrontando tante difficoltà a migliaia di chilometri lontano da casa, dalla sua terra, in un paese straniero, non avendo la padronanza della lingua e vivendo dei drammi umani decisamente troppo pesanti per chiunque, anche per coloro che fanno parte della categoria agiata del calciatore. Non dimentichiamo comunque che all'epoca dei fatti Juari era un ragazzo di 22 anni ed è dovuto maturare molto molto in fretta. E lui sinceramente la sua partita più importante l'ha vinta, perché pur essendo nel pieno della sua spensierata giovinezza ha dimostrato di essere già un uomo con la U maiuscola, prendendo la quotidianità per il verso giusto ed assumendosi tutte le responsabilità delle sue decisioni, dimostrando di possedere un gran carattere, valori profondi e un cuore immenso. Ed in più ci ha fatto comprendere che tutti i momenti della vita, soprattutto quelli brutti, vanno affrontati con il sorriso sulle labbra, perché per quanto gravi magari i problemi vengono approcciati in un modo un pochino meno opprimente. Ed infine ha regalato tanta gioia ed emozioni senza chiedere nulla in cambio, ed è probabilmente per questo motivo che molta gente ancora oggi gli vuole veramente un mondo di bene.